Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video acquisti da AliExpress. Sono tutti i pacchettini che ho ricevuto i primi giorni di dicembre. Li ho già aperti ovviamente e niente, spostiamoci sulla scrivania che così vi faccio vedere in dettaglio che cosa mi è arrivato. Eccoci qui, iniziamo subito. Allora, primo pacchettino, ci sono i tamponcini per i timbri, e ne avevo presi 4, quelli con i colori del marrone, il verde, il rosa e il blu. Quelli su toni del viola già li avevo presi dai cinesi, e quindi già li ho, anzi ve li faccio vedere. Sono di un'altra marca, la MP, che è quella spagnola, però ecco, sono praticamente identici. Ok, poi secondo pacchettino, anche questi li ho già aperti perché non potevo non sbirciarli. Allora, secondo pacchettino, la prima cosa di scrapbooking, e sono questi die cut in stile a tema amore. Vediamo subito, faccio vedere alcuni. Allora, questo è dorato, ecco, li ho presi perché mi piacevano, a parte che potrei farmeli anch'io, però questi hanno proprio le scritte oro e hanno dei particolari oro che io non posso farli, ecco, con la stampante. Freccina. Gelato, che sembra quasi uno zucchero filato. Smile, hello, abbiamo i cuoricini. Ecco, questi si possono usare sia per fare le decorazioni, ma anche per fare dei biglietti, magari questi per San Valentino. Molto carini. Ma c'è anche il fenicottero. Qua delle scritte, anche queste per fare scrapbooking, molto carini. Qui abbiamo delle penne, sono 6 penne, scrivono di blu se non sbaglio, esatto. Allora, sono 6 penne, dovevano essere 6 penne, ma con 3 fantasie diverse, quindi dovevano essere 2 per ogni fantasia, sempre così con i fiori, però una doveva avere lo sfondo bianco, cioè quindi la penna bianca con questi fiori, e l'altra blu con i fiori. E invece mi sono arrivate tutte e 6 sul verde. Sì, sono belle per carità, però 6 ci sono rimasta male, perché infatti l'ho scritto al venditore. Non lo so, probabilmente erano esaurite. Adesso vediamo se mi risponde o che cosa. Poi qui dentro, okay, qui dentro abbiamo un clear stamp. Cominciano ad arrivare. Allora, questo è bellissimo. L'avevo visto da Marzia del canale Crudeli The Tube. Sono quelli in stile My Favorite Things, ed è questo qua con gli elefantini, sono troppo dolci, guardate che carini. Magari vi tolgo la carta che fa meno riflesso. Qua ci sono alcune scritte, qua abbiamo il palloncino forma di cuore, quello normale, l'aquilone, le farfalle, i fiorellini e questi dolcissimi elefantini. Belli, davvero belli, non vedo l'ora di usarli per fare delle card. Infine l'ultimo pacchettino, sempre qualcosa per lo scrapbooking, e sono questi adesivi. Allora, sono adesivi, anche qua li ho presi perché sono in cartoncino spesso, penso che siano alti 2 bei millimetri. E poi hanno dei particolari, appunto, oro e in foil, quindi li ho voluti prendere. Allora, vediamo se riesco a far così, così, ecco, li vedete.
ci sono questi, anche questi si possono usare benissimo per fare scrapbooking, da mettere come particolare su album o che cosa, o anche utilizzati per il Project Life. Poi abbiamo questi con i giorni della settimana, questo simbolino della geolocalizzazione, che questo se magari si va a fare un viaggio si può stampare una specie di cartina e mettere i punti dove si è stati. Quindi delle bandierine qua, Hello Stories Adventure. E l'ultimo foglietto, questo con questo tag gigante, macchina fotografica, scritta love, questi simbolini, la scritello, questa è la scritello, mi piace tantissimo. E poi i numeri dall'1 al 5, non so, magari per fare delle, numerare qualcosa, ecco. E niente, quindi questi sono altri acquisti, mi mancano giusto ancora due o tre cosette e poi aspetteremo con calma tutti gli acquisti fatti all'11/11. E niente, per questo video è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!